Ok, ciao Lalotti. Il video delle bacchette. Adesso, almeno queste qua sono queste le bacchette che uso io per mangiare. Che sono bellissime perché c'hanno su il hanno sul disegno delle le, hanno sul disegno praticamente gli uccellini di carta. Come lo faccio vedere al meglio? Allora, io tengo praticamente un bastoncino. Qui c'è la parte, come si dice, dove si appiccica il riso, che funzionano da Dio. Non so perché da noi in Europa non vanno. Praticamente una la metto così, no? O così anche. Non so come farvelo vedere. L'altro sopra. In allineamento, ecco, praticamente tengo una così, una mano così, no? L'altra, semplicemente allineo, no? Così, così almeno posso muovere con questo. Ok, non è molto stabile così, deve stare ben salda dentro la mano, praticamente. Altra tra le dita, almeno io tengo così. È un po' scomodo, quindi io mi faccio d'appoggio al dito del a questo dito. Questo. Quindi tac. È facile. Così ho veramente mobilità perché tengo stabile con il pollice. Muovo con l'indice senza troppi problemi. E ho la distanza, se volete, con il dito medio. Poi più vai vicino e più è difficile. Più vai lontano, più hai spazio per prendere le cose, se volete. Quindi io più o meno vado a metà e ho lo spazio giusto per la porzioncina che mi serve. Adesso non ho niente da prendere. Distributore che fa il caffè caldo, cioè la lattina calda, però è zuccheratissimo stamattina. Oh. Ecco, non è che c'ho molto più da aggiungere, ci sono diversi modelli. Questo qua è quello che uso io per mangiare qui. Questo modello con le onde, quello famoso, no? Le onde. E questo qua del gatto fortunato. Che ho aperto, se no c'è uno che uso per scuola che è quello da sumo, cioè il lottatore di sumo praticamente, dici vabbè cappa. Questo è quello che uso qua. Ah, giusto, e mi è stato regalato da un mio amico giapponese questo bellissimo porta bacchette, che è un fazzoletto di stoffa praticamente, cioè stoffa, sì, materiale simile al kimono, che c'è, è un porta bacchette. Dentro ci sono delle bacchette che però è praticamente il regalo di buon anno o capodanno, e mi ha detto che sono delle bacchette di bambù che non ho aperto, che simboleggiano una lunga vita. Sì, lunga vita. E praticamente detto, normalmente non si usano le bacchette al ristorante o quelle di legno, ma si cerca di portare le proprie bacchette e mangiare con le proprie cose. Se ha senso o no questa cosa, per me in parte sì, perché dici ok, con le bacchette magari tiri fuori dal piatto principale, con le bacchette del ristorante. E poi con le tue proprie bacchette mangi quello che hai preso, così almeno i germi non si spargono, perché usi le bacchette che hai mangiato e prendi il cibo fuori. Secondo me per questo motivo ha senso, se no ti dici prendi due paia di bacchette e poi ti dimentichi, naturalmente chi ha la memoria da canarino si dimentica che bacchette erano quelle che ha preso per mangiare e quelle che ha preso per tirare fuori le cose, a parte che non è così complicato.
Per me è tutto. Fatemi sapere se volete avere qualche altro video tutorial o quant'altro. Alla prossima, ciao!